Ti erano letto le dichiarazioni che ha rilasciato il presidente Oir, che non hai capito niente. Comunque ha detto che è molto contento, che ha ringraziato te, i giocatori, la squadra, ha ringraziato i tifosi per quello che è stato l'impegno messo, e ha parlato di partita sfortunata, non ha voluto commentare gli episodi arbitrali. No, siamo noi che dobbiamo ringraziare lui e i tifosi per la pazienza che hanno, perché anche oggi sono venuti in tanti e quindi... ci stava una bella vittoria e speriamo che ci supportino ancora fino alla fine, e poi sperando di finire bene e avere il prossimo anno straordinario. Un pareggio che non serve né l'una né l'altra a fini di classifica, perché era l'occasione per poter salire e che una delle due vincesse, però per quello che si è visto c'è una squadra che ha giocato per vincere, una per non perdere, e questo deve far capire che siamo sulla strada giusta. Siamo sulla strada giusta con tutti i nostri problemi da risolvere, io credo che ci siamo, magari perderemo ancora da quella fine, non so, però l'atteggiamento della squadra è giusto e quindi bisogna avere una vista un po' più lunga e capire che con dei buoni innesti possiamo migliorare tantissimo. Ragazzino bene? Bene, sono contento per lui perché ha delle qualità e quindi sono felice. Potrei provarlo anche in una posizione differente, visto che c'è squalificato Medella. Andiamo da Alessandro e Nagaia. Mister, intanto complimenti, li si fa di solito dopo una vittoria, io mi sento di farteli dopo un pareggio, perché vedere giocare l'Inter così è un piacere. Proprio della prestazione vorrei parlarti, cioè abbiamo avuto quest'anno delle grandi mezz'ore contro la Juventus a Torino, contro la Lazio, contro il Napoli. Questa è la prima volta che però in un big match abbiamo una grandissima partita, e questa prestazione può essere poi la chiave per trovare magari proprio contro la Roma sabato quella grande vittoria che faccia da ponte verso l'anno prossimo e faccia capire che l'Inter vuole tornare là dove era qualche anno fa. Io non so, spero che possiamo vincere sabato contro la Roma, che insomma, si sta giocando il terzo posto e non è una partita facile, però io sono convinto che la squadra sia migliorata molto, moltissimo, nonostante le delusioni che ogni tanto arrivano, e sono convinto di questo, sono convinto che continuerà a migliorare, e forse quando farà un po' di vittorie avrà anche più confidenza nei propri mezzi. Roby, dovendo dire una cosa che ti è piaciuta questa sera, cosa non scegli? Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra dal primo minuto alla fine, nonostante sia stato un quarto d'ora del primo tempo quando ci siamo tirati un po' troppo indietro, abbiamo concesso troppe giocate al Milan, ecco, è stato quel quarto d'ora lì finale. E poi due ragazzi, sia Kovacic che Gnocchi, non era facile per loro giocare a metà campo in una partita come il derby. Grazie. Te l'aspettavi così remissivi? Sembrava il Torino. Tutti dietro, pullman davanti all'area, no. Lancio lungo, speriamo che quello inventi. No, però quando si è convalescenti purtroppo ci può stare, questo è capitato anche a noi qualche volta, quindi ci può stare quando c'è qualche problema, non è che non credo che un allenatore, una squadra lo faccia apposta, quindi fa di necessità virtù, quindi alla fine. Alla frase di Mancini, è capitato anche a voi qualche volta, sfido chiunque, gli diamo un gadget, un premio a trovare, quando, perché non è mai accaduto quello di metterci lì a fare, no, beh, ma... come atteggiamento proprio. Uno capisce anche la propria situazione, è difficile per noi da fuori, un'altra squadra, capire questo, però noi l'atteggiamento è sempre stato quello di cercare di, anche con tutti gli errori che facciamo e che abbiamo fatto e che faremo probabilmente, però l'atteggiamento credo sia quello giusto. Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Inter Channel e poi scegli.